L'Accademia Bresciana Arti e Mestieri della Buona Tavola propone la prima manifestazione legata al marchio Made in provincia di Brescia. L'iniziativa, che ha l'obiettivo di valorizzare i prodotti e il territorio, si terrà a Rodengo Saiano nella bellissima abbazia olivetana il 31 maggio e l'1 e il 2 giugno. Aver scelto come location l'abbazia di Rodengo Saiano, e che io come sindaco di Rodengo Saiano sono molto onorato che questa scelta sia caduta proprio su questo luogo, e sposa esattamente questa diciamo, funzione che è stata detta. La Made in provincia è un'iniziativa nuova, la prima che viene fatta in questo genere, e sicuramente cercherà di dare quello che oggi serve per poter far riprendere l'economia, far riprendere il lavoro, far riprendere quello che è la terrenità bresciana, quello che sono le produzioni locali. L'apertura ufficiale sarà il 31 maggio alle ore 18, mentre l'inaugurazione ufficiale si terrà sabato 1 giugno alle ore 16. Durante la 3 giorni non solo presentazioni di prodotti e degustazioni, ma anche workshop, arte e musica. Sì, questa è la prima rassegna che riguarda le imprese che hanno un marchio Made in provincia di Brescia, un marchio di impresa che riguarda tutte le attività. Ci si è ovviamente concentrati in questo caso soprattutto sui prodotti dell'agroalimentare, sui prodotti del benessere, ma non solo, ci sono anche altre imprese di servizi che hanno aderito e che saranno presenti in questa rassegna all'Abbazia di Rodengo. È un modo per rappresentare le capacità bresciane presso i nostri consumatori, in modo tale che i consumatori bresciani consumino bresciano. Presente alla manifestazione anche Pane e Salamina, che proporrà domenica 2 giugno dalle 15 alle 17 il convegno Festa Territorio e Comunità Locali, una via concreta per valorizzare il territorio. Pane e Salamina è un progetto diciamo realizzato per valorizzare e dare visibilità a quelle che sono le feste e le sagre bresciane. È un progetto che è partito nel 2010 e qualche mese fa abbiamo proposto quindi alla provincia l'inserimento di un nostro convegno proprio per valorizzare e raccontare quelli che sono i dati del fenomeno delle feste. È stato ben accolto e infatti poi il 2 giugno saremo presenti appunto all'abbazia nella sala Romanino alle 3 per presentare il primo convegno sulla valorizzazione del territorio attraverso le feste e le sagre, e in quell'appuntamento poi avremo l'occasione anche di premiare le 20 migliori feste che si sono distinte nel 2012 tra le 1200 che abbiamo inserito.